Cinque persone sono state arrestate in Francia dopo il ritrovamento lo scorso weekend di un ordigno artigianale nel 16° arrondissement di Parigi. Tra i fermati c'è anche un cosiddetto fiche S, un sorvegliato speciale per terrorismo. Sono state trovate nel corridoio dell'edificio due bombole di gas e altre due all'esterno, oltre a un cellulare collegato, presumibilmente un detonatore. Far esplodere un palazzo in un quartiere chic di Parigi potrebbe significare qualcosa di specifico, che nessuno è tranquillo e che può accadere ovunque in Francia, non solo in periferia o nei quartieri popolari, ma che cela peut se passer partout en France. Resta estremamente alto il livello di minaccia in Francia. Solo domenica il paese è stato nuovamente scosso da un attacco alla stazione Saint-Charles di Marsiglia, quando un uomo, invocando Allah, ha pugnalato a morte due giovani donne. Si è in seguito scoperto che l'assalitore, almeno fino a 3 anni fa, viveva ad Aprilia con la moglie italiana.